La comunità di Calcinelli di Colli al Metauro è pronta a festeggiare i 100 anni dalla costruzione della parrocchia Santa Croce con un nutrito programma che partirà da lunedì 8 fino a domenica 14 maggio. La storia narra che tra il 1915 e il 1918 venne l'idea di costruire questa nuova struttura per la popolazione e dopo la consegna del terreno nel settembre 1922 da parte della nobil casa Franchi dei Cavalieri si iniziò subito con gli scavi e gli spianamenti nelle settimane successive. 100 anni di storia da quel lontano 10 maggio 1923 dove venne posata la prima pietra coincidendo con il mese mariano. In quella data i muri di elevazione della chiesa furono arrivati a 6 metri. Il 2 dicembre 1923 poi la benedizione da parte dell'allora vescovo di Fano, mentre l'inaugurazione ufficiale il 17 gennaio 1924. A presentare gli appuntamenti del centenario è Don Matteo Pucci, nuovo parroco entrato nella comunità di Calcinelli 2 anni fa, il 14 settembre del 2021. Inizieremo lunedì 8 maggio con una mostra fotografica, con dei pannelli che ci racconteranno questi 100 anni di storia, dal fondatore Don Rodolfo Gattini, il parroco storico per 40 anni, poi Don Giulio Polverari, l'ultima fase dei 24 anni con Don Giuseppe Monaco e infine questi ultimi 2 anni dove mi trovo io a guidare questa comunità. Poi vivremo il momento della celebrazione eucaristica, la messa, momento più importante liturgicamente, mercoledì 10 maggio alle ore 20:30 per solennizzare questo momento celebrativo e il giorno dopo, l'11 maggio, apriremo l'oratorio per tutti i bambini, una nuova fase dell'oratorio che già è iniziato con diverse attività, ma dall'11 maggio il tentativo sarà quello di fare attività per tutti i bambini, da 0 a 3 anni, 3 a 6 anni, 6 a 8 anni, 8 a 11 anni, con le loro famiglie. E portarla avanti poi nel tempo. Il 14 maggio poi il momento clou a partire dalle ore 11 con la Santa Messa presieduta dal Vescovo Trasarti e successivamente il pranzo comunitario in Piazza Centrale dove verrà allestito un grosso tendone seguito da momenti di intrattenimento. L'evento è patrocinato dal comune di Colli al Metauro. Ci sarà anche l'appuntamento del 25 giugno dove ricorderemo i 20 anni di ordinazione sacerdotale di Don Filippo Fradelloni, originario di questa parrocchia, e verrà qui a celebrare con noi e fare un momento di festa. E oltre questo, da qui in avanti, per tutto l'anno, ci saranno momenti per vivere attività celebrative e soprattutto, ripeto, per aprire le sfide del futuro, che sono le sfide della famiglia, dell'educazione, del come essere cristiani nel mondo di oggi. Questa è la domanda che ci portiamo avanti. Per 100 anni la Chiesa ha fatto storia, questa Chiesa ha fatto storia, adesso vogliamo guardare i prossimi 100 anni cercando di fare storia ancora in modo adeguato ai tempi di oggi.